Non c'è bisogno di presentazioni, siamo oggi in compagnia di Dario Bergassola, che è qua a Torino per presentare il suo libro. Sì, che fortuna che hai. Vero? Che poi non è la prima volta che vieni a Torino, sei già stato in Mondadori, giusto in ottobre. Ho fatto un paio di librerie, sono stato alla stampa, sono stato per il libro, ho fatto già un paio di giri, sono molto contento. Io vorrei farti una domanda che sicuramente nessuno ti ha mai fatto. Allora, perché la ballata delle acciughe? Vero che è una domanda nuova? Perché la ballata delle acciughe no, perché all'interno del libro ci sono vari personaggi che sono questi del bar, con una storia di uno che deve andare via dal bar, andare a Busto per cercare i miti che non ho mai conosciuto, quelli del bar, tramite un testamento legato a questa cosa. Quelli del bar lo seguono tramite una cosa visionaria, una specie di cartina. Lui scopre che più va lontano più è affascinato dall'idea delle cose in realtà dell'infanzia. Okay. E le acciughe sono, c'è un piatto di acciughe sul balcone del bar che parlano. Normale, cioè, normale, da alcuni bar parlano le noccioline, dall'altra parte parlano le acciughe, poi le acciughe. Il biliardo, le boccette, e c'è avuto quelle acciughe, però le acciughe sono molto colte, sono animali straordinari, raccontano delle cose meravigliose e sono un po' il coro sacro della situazione, cioè sono quelle che danno un po' la parte più sensata, quelle che stasera abbiamo tralasciato. E tutto parte comunque da questo bar all'interno di uno dei quartieri di La Spezia. Ecco, come mai hai proprio scelto di raccontare gli aneddoti di questo bar? Perché questo bar è dei personaggi che ci sono all'interno. Perché ho sempre frequentato quel bar lì, continuo ad andarci, sono personaggi che ho dalle elementari, dalle medie, che siamo sempre assieme. Adesso i bar sono un po' cambiati in peggio, sono meno accoglienti, meno sicuri, hanno più minacce, ve lo dico dal punto di vista anche del discorso dei social, delle drop machine, delle macchinette, delle cose. Una volta erano più, andavi lì, prendevi un bicchiere di vino, a parte quelli che bevevano troppo, che questo non va fatto in generale in qualsiasi epoca, però giocava a flipper, giocava a biliardo, passava di serata, giocava a biliardo, costava pochissimo. Invece adesso con queste macchinette, sta roba è diventata una roba abbastanza pericolosa. Ecco, cos'è stato per te il bar del tuo paese? Ah, cioè, il bar del mio paese è stato quello per gli altri, è il circolo di quelli che sono, cioè la borghesia, cioè i circoli solo per uomini, quelli che fanno caccia alla volpe, per noi era il bar. Il bar era dopo scuola, il bar era un punto di cazzeggio, il bar era dove gli amici raccontavano le tue cose, gli amici raccontavano le cose a te, ti organizzavi per fare la partita del torneo di Rioni. Ti raccontavi tutte le balle che raccontavi sulle donne in giro di qua e di là, che poi venivano smascherate dopo due minuti. Un attimo, però il bar era questo, una grande comunità di gente che era molto. Ci si sosteneva anche l'uno. Anche con se si prendeva anche per il culo, c'era una bella battaglia anche di battute, di tutto, e soprattutto era questo centro omeopatico di psichiatria, per cui ognuno poi veniva in qualche modo protetto. Ecco, i personaggi che tu racconti nel libro in realtà esistono nella... Certo, esistono un po', qualcuno l'ha romanzato, di tre ne ho fatto uno, oppure di uno ne ho fatti tre, però ci sono, esistono, io continuo ad andare nel bar, in un altro bar, questo qua il bar Pavone non c'è più, però c'è un altro bar che si chiama Jolly con tre biliardi e ci sono dei personaggi fantastici, sono esattamente quelli. Senti, come mai la figlia fa da cavalletto? Cioè, una figlia a cavalletto? E volevo il cavalletto più bello del mondo, visto che l'ho trovato, allora ho messo la propria. Bella risposta. Io ringrazio Dario per averci dedicato questi minuti, in bocca al lupo per il libro, ma sta andando già benissimo. Non so, però è divertente che sia in giornali e molto culturali, sembra che ne parlano bene, e anche in posti dove non si cazzeggia di parlare. Ma guarda, io noto quando un libro diventa interessante e bello rispetto ad altri, anche portando, come dici tu, mia figlia che ha 14 anni e si diverte dall'inizio alla fine. Però lei, se la beccano i sindacati, è sottopagata, è minorenne e non può stare qua a quest'ora, quindi lo diciamo. Però è bel cavalletto. Bel cavalletto. Grazie Dario, bocca al lupo. Grazie. Salutiamo. Senti, la mamma non sa come dirtelo, però prima o poi te lo dirà.